Allora abbiamo palesemente una Switch. Cioè, il problema è che prima o poi dobbiamo farli, eh. E non ho la benché minima idea di come. Aspetta un attimo, di là ci sono gli Zora? Sono qua, no? Se il viaggio cap. C'è la nebbia. Porca Milano. Niente. E allora la torre. Quella è la zona di Acala. Guarda l'isolotto. Tutto frastagliato. Che è successo? Sì, più che altro il Monte Morto. È un disastro. Monte Morto, raga, veramente è diventato un. Oh shit. Uno schifo. C'è uno schifo in senso di disastro, eh? Non che è brutto, perché anzi. Sono curioso, in realtà. Perché non ci sono più i colossi. E il Monte Morto era strapieno di lava. Perché sopra c'era appoggiato Rudania. Se non c'è più Rudania e c'è il baratro, vuol dire che non c'è più la lava. Noi andiamo dentro il Monte Morto. Noi raga andiamo dentro al Monte Morte. Cacchio. Che figata. Allora forse ho capito anche. Ho capito una cosa. Allora facciamo Kishinona. Grandissimo Kishinona, il mio vicino di casa. Fa il panettiere. Facciamo una cosa. Dovremmo andare dai Goron. E sarà la prossima grande cosa che andiamo a fare. E in realtà spero che il villaggio di Goron ci sia una pietra per la vita. Che mi servirebbe. Dato che abbiamo gli emblemi. Però, se ci arriviamo lo stesso. Non dovevi fare probabilmente così, ma vabbè. Dovresti farli girare tutti quelli, eh. Quindi magari ne attacchiamo uno da un lato e uno dall'altro. Grande! Grandissimo! Aspetta. Dovrebbe girare in maniera più veloce, forse. Cioè, se tipo li mettessi così. Però così mi sa che si incassa. Così non gira bene, vedete? Perché sono stupido. Boia, se va più veloce. Oh, scusa. Da che parte stai andando? Di qua. Ok. Sì, beh, effettivamente se gli dà la spinta dalla parte giusta va più veloce. Funziona così la ventola. Giusto, giusto. C'hai ragione anche te. Avete uno scrigno? No. Nascosto?
Disgraziati che me lo mettete in aria. Questa è la fine del livello, eh. Mi devo arrabbiare. Allora, forza. Non mi devo arrabbiare. È stato facile. Appena hanno capito, mi devo arrabbiare. No, 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 prego. Toglimi sto dragarco. Grazie. Anche se è di legno. E ho, non mi ricordo se lo zonanio conduce. Mi sa di sì. Se conduce si è rovinati. Perché l'arco del drago Boblin, come cacchio si chiamava, non conduce l'elettricità. Quindi non possiamo sparare in caso di una tempesta. Dovevo fare l'espansione dei razzi. Dei razzi, magari. Degli archi. Magari un archetto in più lo prendiamo. Non so quanti Corex abbiamo. Quanti ne abbiamo trovati? Vabbè, 38, sì, però. Quanti ne abbiamo rimasti? 3? Buonasera. Oh, c'è un disperso. Un disperso nel pozzo. Ciao. Ascolta, io sono venuto qua a rubare un po' di robe a giro. Ho paura che si spacchi sta spada. Però mi dà roba. Dimmi. Aspetta, eh. Quello, se possibile, lo vorrei. Sasif. Non mi ricordo di Sasif. Buona qualità dell'acqua, poco muschio, presenza di lucentini confermata. No, li ho fregati. Prendo nota. Che ci fa una persona di un posto del genere? Beh, in effetti anch'io sono una persona. Non sarei mica anche tu un appassionato di pozzi? No, i pozzi. Finalmente ho trovato un amante dei pozzi. Come me. Un entusiasta di pozzi si conosce al volo. Ma immaginavo. Infatti l'ho visto subito che eri un amante dei pozzi. Ne so qualcosa perché lo sono anch'io. Mi chiamo Sasif. I pozzi sono fantastici. Con l'atmosfera umida, putrida, ecosistemi unici pieni di bestie di Satana. Un fresco gradevole anche quando fuori impazza l'afa. Se sei anche tu un amante dei pozzi come me, sono certa che ne capirai il fascino. Il mio sogno è di riuscire a visitare tutti i pozzi di Hyrule. Studiando i testi antichi ho appreso che in tutta Hyrule ci sono 58 pozzi. Poi. Non sono ancora riuscito a scoprire la loro ubicazione. Se anche tu ami i pozzi, saprai di tutto sull'argomento. Mi diresti la posizione dei pozzi di cui sei a conoscenza? Ti ricompenserò. 10 rupie per ogni pozzo. Grazie, 6 pozzi. Fine sono 580 rupie. È buona però lei, eh? In centri abitati negli stallaggi, alcuni anche nelle rovine. Lei è buona, eh? Cioè, nel senso... Teniamola a mente. Teniamo a mente il fatto che lei ci può dire dove sono i pozzi. Perché i pozzi vanno fatti. Salva galleggia. Aspetta, ho un'altra idea. Fuck me.
Quanto è rotta sta roba dell'aggancio. Ok. E va benissimo. Penso che ci arriviamo comunque. Si è squasciato. Si è squasciato tutto. Che c'ha dei problemi? Ci sono dei problemi tecnici. Ma che cacchio è incastrato? Stava attaccata al muro. Dove è andato? Era incastrato nel muro, raga. No, 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 no. Allora, buono. Pensavo di tenerla da conto, ma lei si sposta. Ok. Ma no. Pensavo fosse una mappa. Ma guarda, toglimi questo. Peccato perché lo Zananio poi fa sintonia. Vabbè, stavo dicendo che per l'appunto lei si sposta, quindi non è neanche da dire mi segno sta zona e la ritroviamo. Vabbè, la riprenderemo, eh. Se nudo. Multina, magari un arresto. Glielo facciamo, eh. Se non vogliono niente, te mi vendi qualcosa di interessante? Sa! Idrofrutto. Nuotare più velocemente, buono. Ma sì. Grazie. Altre quest? Non ne vedo. Bene. Questo che fa? Oh no. Ma sono tutti nudi qua? Oh! Ma è un campo di nudisti. Dove stiamo finiti? Allora, tu. Zio Peppino qua. Quindi non terrà mai. C'è anche un carretto volendo. Aspetta. L'idea c'è, eh? Ok. Dovrebbe andare. Sta lavorando sodo, l'insegna micida. Lascia. Non ha funzionato come previsto. Forse potevo mettere al posto che due robe. Aspetta. Sei una delusione! Maledetto tronco! Era meglio questo. Dovevo ascoltare mia madre. Allora, fai. Così. Perfetto. Lascialo andare. Vai tranquillo. Sì, però dai. Ma te lo tengo a mano, cioè nel senso. Allora, va bene. Il progetto funziona. Il problema è che sto
sto disgraziato ovviamente deve metterlo in pendenza, no? Perché non può metterlo dritto, no, sia mai. Oh, allora lo mettiamo così, guarda. Che sto facendo qua? Sto costruendo un robot. Basi. Perché ovviamente non vogliamo che cadino a terra. Cadino. Perfetto. Lui ci mette un po' a dirtelo, sta in piedi da sola e te puoi riparlargli. Perché se cade nel mentre non te lo accetta. Cioè deve rimanere tipo un paio di secondi dritta, in modo che appunto sia stabile, diciamo. Pensa te. È stato fatto apposta così. Va bene, 20 rupie, classico. Mi dai gli onigiri? Ma lui per me c'ha tutti i tipi di onigiri e io me li terrò tutti, penso. Li voglio tutti i suoi onigiri. Voglio un inventario di cibo pieno di onigiri di come si chiama? Gomada? Che è? Voglio tutti i suoi onigiri. Salve. Allora, voglio andare a prendere quel ricordo. Aspetta. Che non mi ha visto adesso? Vabbè. Ma facciamo così. Siete blu poi, ma fate schifo. Non c'hanno un cacchio di vita. Ma gli hanno ridotto la vita? Ai nemici? Perché le armi non sono forti. 24 di arma, raga, è uno schifo. Se posso dire. È una delusione. Oh cacchio, quello è un Sassarok. Lo ammazziamo. Erba del sole. Tun 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 tun. Ma guarda, chissà perché. Via sombrero, ho letto. Va benissimo, non ti preoccupare, sto bene. Sempre quei Sassarok normali comunque. Porco cane. È un Sassarok normalissimo, però. Mo' tira delle legnate. Mortacci sua. Ecco, hanno. Boh. Mi sembra che abbiano sbilanciato i nemici, ma in realtà non sono stati sbilanciati. A parte che questo non me ne dovrebbe fregare niente in un'altra zona. E dovremmo lasciarlo per i cacchi suoi. Però mi sembra che hanno. Appunto, non dico sbilanciato, ma ribilanciato i nemici, perché i Boblin hanno molta meno vita e muoiono tipo subito. E i Sassarok sono potentissimi. Va bene. Via! È piaciuto sto trick? Vieni giù. Cioè, anche proprio partendo dal fatto che tornano. Tornano in. Diciamo in piedi.
con una velocità assurda. Bene, stai giù, stai. Giù, Akucha. Tornano. Sopra e sono troppo veloci. Forse quello è un po' troppo. Un po' esagerato. Però, per esempio, la vita che hanno è molto di più. Sono molto più resistenti a tutto. Adesso io faccio una cosa. Dato che prima l'ho mixato con un altro. Però non è Zonanio quello, vero? È un lecca lecca. Di pietra. Buono. Oh, sembra buono però. Non lo assaggerei però. Cacchia. Non è certo che è preferito incastrarsi nel muro. E cioè, allora, il fatto di Sassaro che li sto facendo è più che altro una questione di... forse dovrei anche segnarmeli. Vabbè. Farm. La cosa è che i Sassorok in Breath of the Wild andavano fatti tutti Sassorok, Inox e Moldenottere per delle medaglie che ti dava Kilton, tra l'altro. E queste medaglie attestavano che appunto le avevi combattuti tutti. Il problema è che non sapevo mai dove erano. Anche perché adesso non mi ricordo quanti erano. Forse erano una quarantina. E tipo 40 Inox, 40 cosi e 4 Moldenottere. Adesso non mi ricordo bene. Rimane che per l'appunto... Se adesso me li segnavo non dovevo andare a cercare dopo, però penso che farò come ho fatto con Breath of the Wild. Ovvero che quando avremo finito tutto vedo, oh cacchio, me ne mancano 3. Quali sono? Boh. E quindi li sono andati a risconfiggere tutti, perché tanto con la luna rossa tornano in vita. E a quel punto lì li vado a risconfiggere tutti, è farm. Quindi meno male prendo i materiali, che non me ne danno per niente comunque, visto. Hanno veramente diminuito il drop rate. E tra l'altro... un diamante. Perché poi c'erano i Sassorok quelli rari e c'erano i Sassorok quelli un po' più comuni. Quelli rari ti davano materiali un po' più rari, ecco. Chiaramente. Questa è la Switch, vero? Ora, bisognerebbe andare a vedere dall'alto. Non ho ancora capito se c'è un metodo per... Ah, eccola qua. Allora, trovarla l'abbiamo trovata. Mi prendo il Korax. E vediamo anche cosa fare. Cioè, vediamo cosa fare. So cosa fare, ma... un po' un casino. Via. Me la daranno sballata, ovviamente, come ricordo. Sia mai. Mi è bastata una sola occhiata. Ne sono certa, questa tecnologia non appartiene alla nostra epoca.
Tuttavia, credo di poter riuscire a ripristinare la sua funzione di teletrasporto. Vorrei lavorarci un po' su. Va bene se la prendo in prestito? Ma certo, ti ringrazio molto. Il tuo aiuto è prezioso, Minero. Il piacere è tutto mio. Allora mi credi sul serio riguardo al fatto che provengo dal futuro? Ovvio, ti ho creduto fin dall'inizio. Ascolta, Minero. Conosci un modo per far tornare Zelda nella sua epoca, nel futuro? Suppongo sia stata la tua gemma segreta a permetterti di viaggiare nel tempo. L'effetto di queste gemme aumenta il potere già posseduto da chi le indossa. Saggia del tempo. Nel mio caso aumenta il potere che consente allo spirito di separarsi dal corpo. Nel caso di Raul, il potere della luce che esorcizza il male. Mentre Sonia è in grado di controllare il tempo. E nel tuo caso, avverto entrambi i poteri, quello della luce e quello del tempo. Ma la tua gemma pare amplificare solo il potere del tempo. Il potere del tempo? In fin dei conti, la gemma segreta non fa altro che amplificarlo. Decidere come utilizzarlo e controllarlo dipende solo da te. Pertanto, se nemmeno tu sai come tornare alla tua epoca... C'è una leggenda sulle gemme segrete. Narra di un rituale proibito chiamato incantesimo draconico. Chi ingerisce una gemma segreta si trasformerà in un drago senza età e riceverà in dono la vita eterna. Capisco. In un certo senso, anche quello è un viaggio nel tempo. E secondo te questa leggenda potrebbe aiutarci, ho capito bene? Sì. Tuttavia, la leggenda non si conclude qui. Il prezzo per chi anela all'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Per questo è stato tramandato come un rito proibito. Ammetto che inizialmente l'avevo considerato. Era una possibilità per trascendere il tempo. Ma se il prezzo da pagare è così grande, non ha senso continuare. Mi dispiace. Avrei voluto fare di più. Come possiamo fare? Mia cara Zelda, non preoccuparti. Continueremo a studiare il tuo potere. Presto ne sapremo sicuramente qualcosa di più. Sono sicuro che Sonia sarà lieta di aiutarti. Sì. Cioè, ma io voglio capire una cosa. Come c'è finita indietro nel tempo, lei? Cioè, col potere che ha del tempo, come c'è finita indietro nel tempo? Ha pensato al passato? E quindi ha detto... Se è riuscito a pensare al passato, se è riuscito ad andare indietro. Che numero è questo? È il 5. Cacchio, di uno prendevamo il 4, era meglio. Quando li avremo tutti dovremo fare un attimo un recap degli avvenimenti, Cioè, non mi torna sto viaggio nel tempo. Com'è successo? Perché? Cioè, lei ha amplificato il potere della Magatama, della sua gemma, perché si era vista tanto quando, mentre cadeva, che si illuminava e poi si teletrasportava, per l'appunto. Tra l'altro, a me adesso sta venendo in mente anche un'altra cosa che hanno detto. Il rituale draconico. Se mangi la gemma, diventi un drago. Vi ricordate in Breath of the Wild che Ganondorf... Ganon... era un drago? La calamità Ganon è un drago. Possibile? Possibile sia il motivo?
Perché non l'avevamo mai vista. Ovviamente noi eravamo sempre abituati a Ganon forma cinghiale, che poi l'abbiamo visto, eh. E non l'abbiamo mai combattuto, tra l'altro, Ganon forma drago. Cioè, l'abbiamo semplicemente visto, era una roba spirituale che girava attorno al castello. Importantissime le schegge stelle, oh, non scherziamo. Fantastico. Vabbè, Ganon è diventato un drago perché lui ha mangiato la gemma, però appunto non l'abbiamo combattuto ed era tipo fermo. Lui era fermo lì, non faceva un cacchio dentro il suo bozzolo. Giusto? Ve lo ricordo? Me lo ricordo. Te mi fai paura. Guarda. Meglio se ti ammazzo subito perché ho paura che mi spari dei razzi. Disgraziato. Non so se posso andare lì sotto. Palo, scusi. Guarda. Thank you. E adesso torniamo indietro. Sì, scusi, fanno avanti e indietro comunque con i forzieri. Cioè, prendi uno scudo, lo butti, ne trovi un altro. Oh, bello questo, lo butti, ne trovi un altro. Oh, bello questo, butti. Comunque sta roba è da tenere da conto, per l'appunto. No! Ah, ok. Pensavo che non riuscisse a saltare. Vai, bella. Lì, dentro. Per favore. Ok, sacrare è finito. Grazie. Fastidio quando fanno queste cose. Cioè mi dà proprio un senso di... Del tipo pusha. Qua dobbiamo farci una barchetta. Allora. Ah. Questo è un problema. Vabbè, no. Continua a fare le tue barchette, te. E te, aspettami qua. Appena. Ecco qua. Questo viene con me. Grazie. Questa è mia. Fammela spegnere perché sennò decolla. Sparti! Dimmi che me l'ha salvata. No, la mia... Azzardare a scappare da me? Te sei mia. Hai capito? Mia. Andiamo. Bene. Cattivissimo, guardalo. Ci siamo capiti? Hai capito? Bene.
Che cacchio, le barche che se ne vanno da sole. Non le capirò mai. Cosa gli ho fatto di male? Niente. Cioè, le ho picchiate? Non mi sembra. Sì, le ho tirate una mazzata. Vabbè, ma deve partire in un qualche modo. Comunque arriviamo a 12, mi sa. Prima dell'arrivo alla città. Prima della città arriviamo a 12, che sono altri 3. 3 potenziamenti. 3 potenziamenti sono... Cosa vogliamo fare?